Gentili telespettatori di Cilento Channel, è arrivato il momento di parlare di economia e lo facciamo come sempre con il direttore della BCC di Acquara, Antonio Marino. La scorsa settimana, anzi 15 giorni fa, abbiamo incontrato Alessia Marino della filiale di Agropoli. Oggi ritorniamo con il direttore, ma ancora per poco perché ecco, spazieremo tra le filiali di questa realtà eccezionale territoriale, ovvero la BCC di Acquara. Direttore, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, in questo spazio di tempo che sei stato un po' lontano fisicamente, ma non con la mente, da Cilento Channel, hai realizzato una serie di attività. Direi di cominciare con questa start-up. Ce ne parli? Che cos'è? Vediamo anche la locandina, insomma, che abbiamo preparato, eccola qui per i nostri telespettatori. Ma è una bellissima cosa, è il primo anno che noi partecipiamo, cioè questa Start Cup, la coppa delle start-up, di quelle iniziative che iniziano, insomma, no? Ed è organizzato tutte le università della Campania. Siamo stati a Napoli l'altra sera, e, insomma, noi facciamo parte anche della giuria, e quindi, insomma, c'erano tutte queste iniziative presentate da giovani, tutte iniziative innovative e soprattutto ecoambientali, che ognuno ha presentato delle ottime cose, ha vinto una che produce un attrezzo bellissimo per sanificare i bisturi, quegli oggetti che usano i medici in sala operatoria, insomma, non tutto in genere. Ed è una cosa veramente interessante. Noi abbiamo dato il premio speciale per l'innovazione e abbiamo premiato un gruppo di quattro giovani di Salerno, dell'Università di Salerno, però uno è di Avellino, uno di Salerno, uno di San Rufo, l'altro non mi ricordo, che hanno fatto una cosa interessante. Intanto bisogna dire che sono tutti giovani di 21-22 anni, tutti già laureati, quindi è bello vedere oggi questi giovani così preparati, così competenti, insomma, non capita spesso. E hanno fatto un elmetto, quello che si usa nel settore edile, quelli gialli, e ci hanno messo dentro una serie di sensori per cui il lavoratore viene avvisato ogni qualvolta c'è una pericolosità in giro, che ne so, quando per esempio tu ti trovi da qualche parte e non ti accorgi che c'è del gas intorno a te, quello te lo rileva e segnala già sia a te che alla centrale, segnala già che là c'è un pericolo per quel lavoratore. Per esempio, se un lavoratore, che ne so, il battito cardiaco che sta a 60 dovesse arrivare a 100, per esempio, glielo segnala. C'è tutta una serie di anomalie, sia del proprio corpo che non, e anche dell'ambiente, no? Che in questo momento particolare in cui c'è tanta attenzione intorno al tema della sicurezza sul lavoro è una cosa interessante, ci è piaciuto tantissimo. Tra l'altro adesso li ho invitati qui da noi un giorno, vogliamo fare una conferenza stampa in cui presentano meglio questa iniziativa, più dettagliatamente, e quindi li vogliamo proporre ancora di più, perché veramente hanno fatto una cosa interessante, anche legata al momento contingente, diciamo. E quindi questa è stata la nostra attività in seno alla Start Cup. Molto bene, e rimaniamo nel tema del lavoro, dell'economia, appunto, parlando anche dell'incontro fatto con Andrea Prete, che è il presidente della Camera di Commercio di Salerno, lo scorso 1 novembre. Avete parlato di partita IVA, insomma. Sì, abbiamo chiamato a raccolto un po' le partite IVA, l'abbiamo fatta ad Acquara, quindi quei pochi che sono di Acquara. È venuto Andrea Prete, di cui mi vanto di essere amico da lungo tempo, che oggi è il presidente della Camera di Commercio di Salerno, ma è anche presidente di tutte le Camere di Commercio d'Italia, di Union Camere si chiama, cioè l'unione di tutte le Camere di Commercio d'Italia. È una persona squisita, una persona competente, preparata. Lui stesso è un bravissimo imprenditore perché ha un'azienda nella zona industriale di Salerno insieme alla sorella. Ed è stata una discussione interessante perché si è parlato di queste partite IVA, di come oggi, difatti, il titolo era Partite IVA, parliamone.
che insomma, oggi che cosa è venuto fuori, direttore, dal discorso? Ma la delusione generale, cioè ognuno che tiene una partita IVA si sente mortificato nella situazione odierna, insomma, no? D'altronde lo sappiamo bene. Però Andrea pure è stato bravo perché ci ha fatto capire tante cose che, diciamo, non filano proprio a dovere, diciamo, nel mondo imprenditoriale di oggi, insomma, no? Tante mortificazioni che l'imprenditore subisce, tante situazioni particolari, il peso della tassazione, il peso della burocrazia, insomma, quelle cose che sappiamo bene. Però questo era anche un modo per dire che se c'è una categoria come quella delle partite IVA che soffre, noi non possiamo girarci dall'altra parte in quanto ente economico, no? Ecco perché abbiamo detto, guardate che noi vogliamo parlare il vostro stesso linguaggio, perché anche la banca ha una partita IVA, e quindi vogliamo attenzionare, vogliamo dire che non è che ci giriamo dall'altra parte, anzi. Devo dire che ne è venuto fuori anche il pubblico, ha fatto un sacco di domande, insomma è stato interessante, insomma, meglio di niente. Molto bene. E per terminare, ci avviciniamo insomma al mese di dicembre, dove poi riusciamo a completare quelli che sono i bilanci annuali. Possiamo già anticipare qualcosa per quanto riguarda la BCC di Aquara, insomma, in questo fine 2021, come stanno le cose? Bah, insomma, ci sono delle cose buone e delle cose che non ci piacciono, nel senso, c'è di buono il fatto che siamo riusciti a reggere brillantemente durante la pandemia e oggi ancora di più. Però, insomma, il margine di interesse, cosiddetto, che è totale degli interessi che la banca percepisce rispetto a detratti quelli passivi, rispetto all'anno precedente è aumentato. Di poco, ma è aumentato, e questo è un bellissimo segno. Le commissioni nette sono aumentate, anche questo è un bellissimo segno. Però aumentano sempre i costi, e questo non è un bel segno, perché non è che aumentano per noi, aumentano per tutti. Tra l'altro voi vedete pure in questi giorni quante lamentele ci sono per i rincari delle materie prime, e quindi c'è tutta una situazione che va attenzionata. Tra l'altro poi noi come banche di credito cooperativo ci lamentiamo perché paghiamo lo scotto di questa riforma del 2016, che ci penalizza ogni giorno di più. La BCE, ormai siamo controllati dalla BCE, quindi la BCE usa con noi la stessa, diciamo, la stessa attenzione che usa con Unicredit, Intesa San Paolo, eccetera. Questa è una cosa che grida vendetta, perché noi siamo piccoli e invochiamo il principio della proporzionalità, cioè che il controllo deve essere meno ossessivo, diciamo, sulle banche piccole rispetto a quelle grosse. Quindi ci vengono chiesti ogni giorno sempre più di svalutare i crediti, però per svalutare i crediti è chiaro che bisogna utilizzare i ricavi, e quindi si abbassa l'utile d'esercizio, e questa è una lamentela generale quest'anno, perché la BCE sta chiedendo somme stravaganti per svalutare i crediti. A noi di Cassa Centrale dalla sera alla mattina ci ha chiesto di svalutare i nostri crediti a livello complessivo, tutte le 75 banche, di altri quest'anno di 500 milioni, cosa non da poco, insomma, no? E quindi risente l'utile, diciamo, il risultato finale dell'esercizio risente molto di queste svalutazioni. Poi è chiaro, se noi quei pochi crediti anomali che abbiamo, se poi fossimo capaci nell'anno prossimo, come sarà sicuramente, di recuperarli, avremo delle cosiddette riprese di valore, per cui ci riprenderemo il mal tolto di quest'anno, diciamo. Ecco, quindi avremo dei benefici sicuramente l'anno prossimo, però intanto quest'anno ci viene chiesto questo supplemento di svalutazione che ci sta penalizzando, ma ci sta penalizzando proprio come sistema delle banche di credito cooperativo, che non possiamo essere trattati allo stesso modo dei grandi istituti, perché anche un adempimento burocratico fatto da noi, essendo in piccolo, incide sui nostri costi più di quanto può incidere su una grossa banca lo stesso adempimento burocratico, no? Perché noi abbiamo le spalle più piccole rispetto a Unicredit o alle grosse banche. E quindi prima
finisce questa situazione che ci penalizza. D'altronde devo dire che Federcasse si sta muovendo su questo anche a livello nazionale, sta cercando di interloquire col governo per avere questa, per cancellare questa penalizzazione, insomma. Molto bene, direttore. Un andiamo quadro... avanti lo stesso, assolutamente. Brillantemente. Andiamo avanti brillantemente lo stesso, questo è poco ma sicuro. Come sempre, direttore, nell'attesa di approfondire maggiormente anche questo discorso, do l'appuntamento ai nostri telespettatori con te a una prossima occasione, perché la prossima settimana incontreremo di nuovo Alessia Marino e quindi arrivederci a presto, direttore. Sicuramente sì, grazie, arrivederci. Ciao.